Il tema non è dove debbano attraccare le navi, i migranti che partono, il cargo, la nave dell'ONG, la nave della Marina Militare Italiana. Io penso che la sfida sia impedire ai migranti di partire. Io penso che l'unica cosa che risolve sia andare in Europa domani, dopodomani, 28-29, quando ci sarà il Consiglio europeo, e chiedere all'Europa di mobilitarsi per trattare con i governi libici un blocco navale al largo delle coste della Libia. Impedire di partire, aprire in Africa gli hotspot, valutare in Africa chi ha diritto a essere rifugiato, distribuire solo i rifugiati nei 27 paesi dell'Unione europea. Lo andiamo ripetendo da mesi, portiamo una risoluzione in aula domani quando arriverà Conte che chiede esattamente questo, chiederemo questo a Conte in aula, tutto il resto è un segnale importante, il cambio di passo del governo, ma non risolverà perché mentre noi eravamo concentrati a parlare della nave Aquarius, in Italia sbarcavano altri 2.000 migranti, purtroppo è un colabrodo, poi se vuole sapere come la penso io, le navi delle organizzazioni non governative per come operano sono tutte fuori legge, non esiste nel diritto marittimo la possibilità che io mi metta, che so, nel canale della Manica ad aspettare che qualcuno voglia andare dalla Francia alla Gran Bretagna, perché se lo provo a fare la Gran Bretagna mi affonda, è chiaro? Non esiste quello che noi pretendiamo che le ONG possano fare. Per me le navi delle ONG che fanno favoreggiamento dell'immigrazione irregolare e tratta di esseri umani vanno fatte attraccare, vanno sequestrate e i loro equipaggi vanno denunciati, perché quello è un reato. Però la cosa che risolve il problema a monte di tutto è il blocco navale. Qualcuno dice che non si possa fare, a me pare che si possa fare benissimo, forse non si vuole fare, ma non ho capito perché. L'Europa, non l'Italia, perché non è un problema italiano, questo è un problema che deve affrontare l'Europa. L'Europa ha tutti gli argomenti economici, diplomatici, per convincere la Libia o altri paesi africani a darci una mano su questo tema. Basta mettersi seduti e trattare, voglio dire, diciamo un modo per farlo. Io penso che questo si possa fare esattamente come il blocco navale, che dicono è un atto di guerra. Il blocco navale va fatto in accordo con le autorità libiche, atteso che è un atto ostile far sbarcare 600 immigrati clandestini in 3 anni a casa mia. Quindi il blocco navale a casa mia sarebbe comunque una reazione a un atto ostile di un'altra nazione. Ma io non voglio arrivare a questo. Io voglio dire, parliamo con i governi libici, o lei pensa che la Libia dichiarerebbe guerra all'Unione Europea? Io dico di no.